Salve, vorrei proporvi una serie di viaggi nel tempo nella Firenze rinascimentale. Venite quindi con me fino a Corso degli Adimari, dove abitò Agnolo di Cosimo, detto il Bronzino, che fu pittore ufficiale della corte medicea, ritrattista di corte, ma anche poeta. Scrisse tanto rime in burla, secondo la tradizione toscana, quanto rime petrarchesche, quindi rime d'amore. Il problema è che la critica nel tempo ha interpretato male queste rime, lette tutte in chiave omoerotica. Vi parlerò quindi sia della musa del Bronzino, che fu Alessandra Allori, a cui il Bronzino dedicò tutta una serie di rime d'amore, e leggeremo insieme anche le rime burlesche, per le quali è necessaria assolutamente una chiave di lettura, una chiave interpretativa. E una volta che la possediamo, vedremo come sia particolarmente facile entrare all'interno di questi versi. Per farvi un esempio di quanto possano sembrare criptici questi versi, vi leggerò il primo dei Salterelli, a cui poi è dedicato un incontro. Mentre che il gufo ruguma e la frotta gli cresce intorno degli scioperoni, Bertuccia tode foglie dei carboni, fa mel da piedi infino alla cicotta. Questa mi parla brutta in culincotta, dov'è la pelle? O questi drappelloni? Ecco il giudice Oribbi, ecco i bragoni, Maso ecco, Matteuzzo e l'asserotta. Tu l'ha schizzato? O buono, or perché paia più desso, tol colore dei pennelli, finisci il tosto, pria ch'altri il di bruche, che i corbi, le cornacchie, il trentapaia ci si son volti e voglionlo in brandelli. Gli sta ben troppo. Or vo che si conduche, un che me lo riduche in istampa e mandarne più d'un collo pel mondo e che si venda a fiaccacollo. Ma iniziamo il nostro viaggio in musica e in versi. In musica perché leggeremo e ascolteremo una serenata del Bronzino che è stata appunto interpretata particolarmente male dalla critica. Buon divertimento! Cos'è la serenata del Bronzino? Si tratta di un capitolo in terza rima costruito in modo da richiamare alla memoria del lettore o dell'ascoltatore svariate canzoni popolari. Infatti, ogni terzina termina con i versi di una famosissima canzone cinquecentesca. La situazione descritta è quella dell'innamorato sotto le finestre dell'amata, sorvegliata a vista dalla vecchia madre, quindi una situazione classica. L'uomo passa la notte al freddo a cantare, pregando la fanciulla di affacciarsi. Ma all'alba il cantante non ne può più, anche perché tutto il suo ardore è stato raffreddato dalla notte all'addiaccio. Come da tradizione, alla fine della serenata c'è il motto di spirito, riguardante il compagno dell'innamorato, che dopo tanta tensione notturna si è messo a giacere. Ma quello che più diverte di questo lungo testo è l'interpretazione data dalla critica. Il critico Claudio Mutini, nel 1988 ha scritto, nell'introduzione alle rime in burla edite da Franca Petrucci Nardelli, quanto segue. Caratterizzano la serenata due figure viste di scorcio, si direbbe in una prospettiva pittorica, quella della madre della fanciulla che vieta al poeta di godere della vista di lei e quella di un compagno del Bronzino, che dapprima lo distrae dal luogo in cui egli spera di scorgere l'amata e lo riconduce a casa, con la promessa di uno scambio omosessuale. Per riapparire al termine del capitolo accanto al poeta, nella posizione soddisfatta di giacere dopo l'atto sessuale. Sì che al protagonista non rimane che la disponibilità di piacere astrattamente alla donna, una forma vuota di appagamento, un sogno, peraltro occupato dalla presenza fisica dell'immobile compagno. Il verso finale, non posso più cantarchi, io non ho voce, allude chiaramente all'impossibilità di un ruolo sessuale attivo, donde la cesura esistenziale e poetica, di cui la serenata appare come un segnale. Eppure, come ho evidenziato tanto nell'edizione dei Salterelli del Bronzino, quanto più di recente in altri scritti, basta leggere i versi incriminati per rendersi conto di come la metafora dell'immobile compagno, per usare l'espressione di Mutini,
anziché riguardare un astratto essere umano, indichi il corredo sessuale di colui che canta la serenata e, dopo tanta tensione di nervi e senza più stimoli di sorta, esso ha tutti i motivi di mettersi a riposo. Ascoltiamo dunque alcuni di questi versi. Se tu volessi due parole udire, fatti un po' fuori. E se tu sei nel letto, leva la tua testa da dormire, di mia madre, ascolta, al dirimpetto, sento un che canta e un'arpa che suona, porgimi la camicia e l'oveletto. I son sì vago della tua persona, che vagheggiando vo sera e mattina la casa, per amor della padrona. Tu mi piacesti in sin da piccolina, ond'io ho detto tanto ch'io son fioco, amor, amor, tu sei la mia rovina. Vorrei poterti il mio dolor mostrare, così come il cor marde e saetta, volessi amor che si potesse fare. A che bisogna lettera o imbasciata? Se tu vuoi saper come amor ma governo, apri quella finestra che è serrata. Ma il mio compagno intanto mi ragiona, che si leva a buonotta e dice tosto, andianne, andianne, che la grossa suona. Non aspettar ch'io muoia per tuo amore, che vi son presso per la tua durezza, non vedi tu il mio pallido colore? Amar chi t'ama è senno e gentilezza. Porrommiti dinanzi in ginocchioni e mostrerotti quel che il mio cor brama e farotti arrossir, come suol fare quando la donna vede l'uom che l'ama. Io me ne vo, con gli occhi molli e bassi, tu ti prostendi e rossi a più potere. Tu dormi, io veglio e vo perdendo i passi. Il mio compagno s'è posto a giacere, che è stato tanto ritto che gli nuoce. Cara Madonna, io sono al tuo piacere, non posso più cantar, ch'io non ho voce. Tu dormi, io veglio alla tempesta e al vento, sulla marmorea pietra di tua porta. Tu dormi, io veglio con grave tormento, ne trovo il mio penal chi me conforta. Tu dormi riposata senza affanno, e gli occhi miei serrati mai non stanno. Tu dormi ed io crudelamente ploro, e moro, ahimè ch'io moro, ahimè ch'io moro. Abbiamo ascoltato Tu dormi o veglio, una delle canzoni citate dal Bronzino, e durante il prossimo incontro, come promesso, scenderemo in questo panorama e arriveremo proprio dentro casa del Bronzino grazie all'analisi delle decime. Alla prossima!